Pensiamo a una favola. Ci sono delle persone, dei ragazzi, in una piccola città. Una città che pochi conoscono, o meglio, si conosce solo per la Reggia. E accade che appunto il figlio dell'idraulico, il figlio del piccolo politico, il figlio del proprietario della concessionaria, si trovano ad avere un talento. La meraviglia è che la Juve Caserta diventa questo, cioè la possibilità che qualcuno possa dedicare la vita al sogno di giocare. Giocherà a pallacanestro, questo strano sport per l'Italia, in una provincia del sud, piena zeppa di problemi. Lo sport di oggi è sempre più avaro di favole. Ci sono campioni famosi e imprese eclatanti, è vero, ma non sembra averci storie da ascoltare come le ascolterebbe un bambino, con gli occhi sognanti e la bocca spalancata. Storie così si trovano solo rovistando nella soffitta della memoria sportiva, come quella del Miracolo a Caserta. Marcelletti, sorprendimento, a caldo. Io voglio ringraziare la mia squadra. Agnello, primo scudetto al sud. Eccezionale, eccezionale! È questa la straordinaria avventura della squadra di pallacanestro che nel 1991 conquistò uno scudetto inatteso contro gli invincibili rivali dell'Olimpia Milano. Per la prima volta il tricolore del basket scendeva al sud Italia e portava con sé tante altre cose. Non era mai successo che mettessi a piangere per un evento sportivo, una cosa del genere. Mi ricordo che persino mia zia, che era lì vicino, rimase sconvolta e ho scoppiato a piangere. Miracolo a Caserta è la storia di un'intera città che andò a canestro. È una storia di amicizia, avventure picaresche, sogni e speranze. È un vero e proprio romanzo popolare scritto da piccoli grandi eroi. Vedere i ragazzini con le nostre magliette addosso in giro per la città, giocare nei campetti era una grandissima responsabilità per noi, perché anche noi venivamo, diciamo, dalla strada, tra virgolette. Sapevamo che l'espressione più pulita della nostra realtà poteva essere solo lo sport, in questo caso il basket. Per la prima volta quello scudetto sembrava ripagare un'idea di riforma della società attraverso il talento. Questo è stato lo scudetto della Juve Caserta. La prima regola per realizzare un miracolo è essere nettamente sfavoriti dalla sorte, dai pronostici e dalla storia. Il miracolo a Caserta inizia un giorno di maggio del 1991, l'11 per l'esattezza. È il giorno della prima finale scudetto. Il tricolore se lo contendono Milano in maglia biancorossa e Caserta in maglia bianconera. È una sfida al meglio delle 5 partite che si terranno nell'arco di 15 giorni. La prima a vincerne 3 sarà campione d'Italia. Basta guardare le facce, sentire le voci dei protagonisti per capire che quella non è una finale come le altre. È molto più di una partita di basket. Si nota comunque che eravamo i bianchi contro i rossi, era il sud contro il nord, gli americani o italo-americani contro il gruppo di, diciamo così, di meridionali, di terruncelli. C'era questa sfida tra questa città del sud che si era riuscita a organizzare, che aveva una sua realtà, contro questa grande potenza del nord. La Fonola Caserta è composta quasi interamente da giocatori casertani. A partire dal capitano, Nando Gentile, lo Scugnizzo, il figlio dell'idraulico più famoso della città. E poi lo Scugnizzo numero 2, Vincenzo Esposito, Enzino, figlio di un assessore del comune di Caserta. Anche la panchina è piena di ragazzini del vivaio reclutati nel sud Italia.
L'unico intruso sembra Sandro Dell'Agnello, livornese di nascita, ma ha la sua settima stagione all'ombra della Reggia. È ormai un casertano al 100%. Una piccola realtà del sud che veniva fuori appunto a sfidare gli squadroni, a sfidare la nobiltà, proprio la tradizione. Noi come tradizione non avevamo assolutamente niente, quindi eravamo veramente identificati, noi squadra e città eravamo un blocco solo. E questo era anche il bello, e anche perché la gente si affezionava alle squadre, perché chiaramente un tifoso si sentiva partecipe, vedere un casertano nella città di Caserta, vedere un romano a Roma, un milanese, e quindi anche questa era una sfida tra noi. Una sfida impari. Il basket italiano, infatti, ha sempre avuto nel nord le sue radici e la sua nobiltà. Milano, la Brianza, l'Emilia-Romagna. Da parti sono nati tutti i protagonisti della Philips Milano. Antonello Riva da Rovagnate, Riccardo Pittis milanese Doc e Piero Montecchi da Reggio Emilia. Ecco perché Caserta ad una finale scudetto rappresenta un'eccezione. Questa truppa di meridionali sbarcati a Milano sembrano quei personaggi che si ritrovano ad una festa senza essere stati invitati. Hanno sbagliato il look, non hanno lo stile e la faccia giusta. Per capirlo basta osservare i due allenatori. Mike D'Antoni, la leggenda vivente del basket milanese, e Franco Marcelletti, l'ex dipendente del comune di Caserta. Sul piano antropologico era tutto diverso. D'Antoni che sapeva anche muoversi. Mi ricordo che per protestare faceva due passi e protestava senza gesticolare. Marcelletti faceva con la mano così continuamente, no? Questi occhiali che si stropicciava, si appannavano. C'era anche Don Mario Mallarella, il prete, diciamo così, della squadra, della città, della società. È anche un po' il simbolo della meridionalità, giri con il prete, eravamo una società molto, molto particolare. Una realtà totalmente diversa dalla Milano socialista, che vedeva il basket un po' come questo sport fighetto che giocano questi giganti. E invece Caserta si trova a relazionarsi a questo sport con una specie di unica possibilità. A questo punto, presentati gli attori principali, è il momento di tornare alla prima partita. Insomma, ormai dovrebbe essere chiaro come Caserta rispetti in pieno la prima regola per realizzare un miracolo. Nessuno si aspetta che possa vincere, in nessun modo. A meno che non avvenga appunto un miracolo. Una piccola cittadina come Caserta, che si approcciava di nuovo all'ennesima finale, eravamo già pronti e scritti, Milano vince di nuovo e via. La Fonola non ce la fa più, Milano, dicevamo, ha messo una seria ipoteca sul successo in questa partita. E infatti Milano vince di nuovo, come al solito. Il protagonista è Piero Montecchi. Lo chiamano il Papero per il suo modo buffo di correre. Ma quando tira c'è ben poco da ridere. È il canestro da tre punti di Piero Montecchi. Nel finale di partita, come un cecchino senza scrupoli ed emozioni, infila tre tiri da lontanissimo. Esalta il pubblico di Milano, tutti in piedi, grandi applausi. Tre secondi. Due secondi e finisce qui dunque. Philips Milano batte Fonola Caserta.